Questa è Selliana. Si trova a 12 giorni dal Grande Mare e a pochi gradi dalle coste del Nuovo Mondo. Oltre ci sono soltanto le distese brinose. Il mio villaggio, in una parola? Solido. Lo abbiamo costruito da poco, ma non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo buon cibo, le terme e un'incantevole vista sul tramonto. L'unico problema sono le infestazioni. Molti luoghi hanno ratti o zanzare. Noi abbiamo... i mostri. Quella che avete appena ascoltato era la intro della primissima recensione che io abbia mai fatto su questo canale, che risale a 3 anni fa, ed era, come avrete sicuramente intuito, la recensione di Monster Hunter World Iceborne, effettuata al termine del ciclo vitale di questo gioco. Monster Hunter è un gioco molto importante per me, e senza di lui non esisterebbe Frame the Frame come content creator, a dire la verità. Per questo motivo, anche in occasione dei 5 anni di Monster Hunter World Iceborne, ho deciso di fare questo video, che altro non è che un compendio delle ragioni per le quali ritengo Monster Hunter un prodotto a dir poco speciale all'interno del panorama videoludico, semplicemente perché non esistono altri giochi come Monster Hunter, nonostante alcuni studi hanno effettivamente provato a riadattare la sua formula, con vari gradi di successo, senza però mai riuscirci del tutto, o quantomeno non a 360 gradi. Questo, a mio dire, semplicemente per un motivo abbastanza banale, ovvero Monster Hunter ha una storia produttiva davvero molto lunga. Il primo titolo di questa saga infatti risale al 2004 e quindi ad oggi può contare su un'evoluzione nel tempo davvero significativa, cosa che ci ha portato prima nel 2018 Monster Hunter World, la prima rielaborazione in chiave moderna di Monster Hunter che fino a quel momento era rimasto relegato al concetto di gioco dalle meccaniche più o meno arcade e da giocare in portabilità su console Nintendo, e a Monster Hunter Rise più recentemente, che invece ritorna a quelle dinamiche che vi ho appena descritto, però portando con sé il bagaglio di World, e andando quindi a creare un interessante prodotto ibrido tra l'idea di Monster Hunter su home console creata da World e l'idea di Monster Hunter come gioco portatile a cui la saga è sempre stata affezionata. Ma andiamo con ordine e cerchiamo prima di tutto di capire cos'è esattamente Monster Hunter e quali sono le sue dinamiche di gioco. In realtà questa parte del video è molto semplice, perché basterebbe che vi dicessi che Monster Hunter è un gioco in cui si cacciano i mostri, ed effettivamente questo è il core gameplay del gioco, con veramente pochi altri fronzoli. Da quando il primo Monster Hunter è uscito nel 2004, il fulcro del gioco sono sempre stati proprio i mostri, che potreste immaginare come tante piccole boss fight da affrontare seguendo una logica ben precisa, ovvero andare a cacciare delle creature per poi poter cacciare delle creature ancora più forti in un ciclo che vi porterà ad affrontare i mostri più potenti che il mondo di Monster
Monster Hunter abbia mai visto. Si può dire in un certo senso che siano proprio i mostri i protagonisti di Monster Hunter, perché il modo in cui gli sviluppatori di Capcom li creano e li calano nel loro ecosistema di riferimento è qualcosa di realizzato con una cura praticamente senza pari nell'industria, con mostri che sì sono molto interessanti da affrontare ed osservare dal punto di vista creativo, ma anche in un certo senso credibili quando li si immagina esistere nel loro contesto di riferimento. Possiamo dire quindi, senza possibilità di sbagliare, che Monster Hunter mette in gioco un tipo di fantasy fortemente basato sulla realtà. Non è un caso che la maggior parte dei mostri che andremo a combattere siano basati su animali o dinosauri davvero esistenti, uniti a caratteristiche peculiari, come per esempio il Glavenus, che è letteralmente un incrocio tra un allosauro e un coltello da cucina. Ma parleremo più nel dettaglio dei mostri più avanti in questo video, perché una cosa molto importante da chiarire fin da subito è il modo in cui la saga è sempre stata commercializzata. Il modo in cui infatti Monster Hunter viene venduto al pubblico è abbastanza particolare, perché abbiamo praticamente per ogni capitolo numerato una prima edizione del gioco che per così dire inaugura quella generazione di Monster Hunter, e poi una sua espansione che tipicamente arriva circa un anno dopo, che aggiunge un livello di difficoltà aggiuntivo e una pletora di nuovi mostri. Nel caso di World questa espansione è stata Iceborne, nel caso di Rise è stata Sunbreak. Le modalità di vendita di questa espansione sono recentemente cambiate nella forma di un DLC, ma prima di Monster Hunter World e Monster Hunter Rise Capcom si limitava a creare una versione Ultimate del gioco. Ho fatto questo piccolo preambolo per introdurvi al concetto di generazione di Monster Hunter, perché in modo simile al franchise di Pokémon, anche questo franchise di Capcom funziona per l'appunto per generazioni. La prima generazione è composta da Monster Hunter e Monster Hunter Freedom, la seconda da Monster Hunter Freedom 2 e Monster Hunter Freedom Unite, la terza da Monster Hunter 3, 3 Ultimate e Monster Hunter 3, che è uscito solo in Giappone, dove Monster Hunter 3 e 3 Ultimate sono gioco ed espansione, mentre Monster Hunter 3 è proprio un progetto a parte, uscito solo per console portatili. La quarta generazione è composta da Monster Hunter 4, la sua espansione Monster Hunter 4 Ultimate e Monster Hunter Generation e Generations Ultimate. Questi ultimi due sono titoli che sono stati sviluppati per celebrare il franchise, visto che contengono tutti i mostri mai creati fino a quel momento. E poi la quinta generazione comprende Monster Hunter World e Monster Hunter World Iceborne da una parte e Monster Hunter Rise e Sunbreak dall'altra. È importante capire questo concetto di generazione di Monster Hunter perché le novità introdotte per ogni singola generazione di questa saga sono svariate. Non ci limitiamo infatti all'introduzione di nuovi mostri o tipologie di mostri, ma anche all'introduzione e alla sperimentazione di meccaniche di gioco inedite. Per esempio, con la terza generazione di Monster Hunter abbiamo il debutto dei combattimenti acquatici, che poi non sono mai stati più ripresi dalla saga, e di una nuova arma, la Switchax, che ci avrebbe poi fatto compagnia fino a tempi recenti. Monster Hunter 4 invece vede l'introduzione di due nuove armi, la Charge Blade e il falcione insetto, mentre Monster Hunter Generations aggiunge una novità abbastanza importante di gameplay che consiste nella parziale personalizzazione del parco mosse delle proprie armi. Quasi ogni generazione di Monster Hunter ha le sue gimmick specifiche, alcune delle quali hanno resistito nel tempo, mentre altre sono cadute nel dimenticatoio, perché non troppo amate dai fan. Il combattimento acquatico, per esempio, è una di queste, dato che l'idea era molto buona, ma la sua realizzazione pratica era abbastanza terrificante. Il punto di questo discorso, tuttavia, un altro, ovvero farvi capire che Monster Hunter World Iceborne e Monster Hunter Rise Sunbreak arrivano sul mercato forti di una storia produttiva veramente tanto lunga, e in un certo senso possono essere considerati la cristallizzazione di ciò che ha reso grande questa saga negli anni. Ma cos'è che effettivamente ha reso questa saga così importante e perché la considero così speciale? E il primo dei fattori determinanti che rendono l'esperienza di Monster Hunter unica nel suo genere, non vi sorprenderà a scoprirlo, è proprio il suo gameplay, che possiamo a sua volta dividere in due macro categorie, ovvero la conoscenza del mostro che si sta affrontando e la conoscenza della propria arma. Monster Hunter adotta un approccio al suo gameplay, al suo combat system, che per certi versi può essere considerato simile a quello che fanno i Souls, altro genere a cui personalmente sono molto affezionato.
Esattamente come nei Souls, anche in Monster Hunter il nostro cacciatore, quando lo porteremo in combattimento, basa le sue mosse di attacco sul concetto di Animation Commitment, un termine che non saprei bene come tradurre in italiano e che va ad indicare un tipo di animazione d'attacco molto lunga, o comunque relativamente lunga, atta a sfruttare le aperture del nemico che si sta affrontando. Banalmente questo vuol dire che durante il gameplay, per mandare a segno i nostri colpi più potenti, avremo bisogno di una finestra tale da avere il tempo di effettuare la combo nella sua interezza, oppure il colpo caricato, che sia. Ne consegue che il core gameplay di Monster Hunter sta nel trovare le opening dei mostri, nel bloccare o schivare i loro colpi per essere posizionati nel modo corretto per riuscire ad attaccarli con le mosse più potenti a nostra disposizione. Questo ritmo di schivate, attacchi, parate e posizionamento è lo stesso ritmo che adottiamo anche quando giochiamo ad un Souls, ed è proprio per questo motivo che molte persone, quando si approcciano alla saga di Monster Hunter, trovano la stessa identica barriera all'ingresso che trovano giocando ai Souls. E quindi ci troviamo di fronte a storie di giocatori che ci raccontano che il gameplay di Monster Hunter non ha cliccato fin da subito nel modo giusto, ma una volta presosi il tempo di interiorizzare il ritmo delle cacce, è diventato subito qualcosa di incredibilmente soddisfacente, divertente e stimolante da affrontare. Tuttavia, a differenza dei Souls, Monster Hunter porta il concetto di difficoltà e di gameplay strategico al suo livello successivo. Questo perché tutte le cacce del gioco, come vi ho anticipato poco fa, sono strutturate come delle boss fight. Consegue che per ogni creatura che andate ad affrontare sarà necessario studiare accuratamente due aspetti del gameplay: i pattern di attacco del mostro in sé e le combo migliori da usare con la vostra arma. Iniziamo dai mostri. Storicamente il roster di mostri di Monster Hunter è sempre stato molto vario, anche grazie alle classificazioni interne che Capcom ha inserito fin dai primi giochi. Abbiamo infatti gli Wyvern volanti come il Rathalos, gli Wyvern acquatici come il Juratodus, gli Wyvern brutali più simili ai dinosauri come l'Anjanath, gli Wyvern zannuti, creature quadrupedi come lo Zinogre, e persino cose come le bestie zannute, più simili ai primati. Un esempio in questo senso è Rajang. Questo giusto per citare alcune delle categorie principali di mostri in Monster Hunter. E al pinnacolo di queste creature stanno i draghi anziani, ovvero dei mostri talmente potenti e talmente inspiegabili dal punto di vista biologico da avere una classificazione a sé, nonostante facciano parte di questa categoria creature molto varie, che spaziano da unicorni elettrici fino a draghi antichi che ce l'hanno a morte con la razza umana, passando da polipi volanti e porcospini particolarmente incazzati. Il modo in cui sono strutturate queste categorie rispecchia più o meno, a grandi linee, anche la pericolosità di queste creature, e non è un caso che in tutti i Monster Hunter partiamo cacciando una grossa lucertola o un orso con una dipendenza molto forte da miele, per poi passare a quelle che definiremmo delle vere e proprie viverne, o comunque creature decisamente più complesse per quanto concerne il tipo di combattimento che mettono in campo una volta provocate, con ovviamente i draghi anziani che costituiscono quasi sempre l'apice della difficoltà nelle cacce in Monster Hunter, soprattutto quelli con le arene uniche. Ma non solo, perché il modo stesso in cui si strutturano queste battaglie contro i mostri di Monster Hunter è decisamente qualcosa di unico nel suo genere, perché non solo ci troviamo di fronte a scontri estremamente stratificati, con i mostri che hanno a disposizione un parco mosse davvero vario e in grado di mettere alla prova anche il più navigato dei giocatori, ma sono in grado anche di dare un'esperienza significativamente diversa rispetto a come solitamente interpretiamo la battaglia contro un boss. Vi faccio un esempio, giusto per farvi capire come si struttura una caccia tipica in un gioco come, diciamo Monster Hunter World. Prima di tutto sarà necessario individuare il mostro in questione, tramite il raccoglimento delle sue tracce nella mappa in cui si trova, cosa che di solito, a seconda del vostro livello
di ricerca, ovvero quante volte avete affrontato quel mostro, può durare o qualche minuto o qualche secondo. Una volta individuato, lo si ingaggia e si comincia a combattere cercando di capire quali sono i suoi tempi morti e le sue aperture per infilare i nostri colpi proprio in queste finestre. Ad un certo punto, però, quando saremo stati in grado di infliggergli abbastanza danni, questo mostro andrà in furia e sarà più veloce, più aggressivo, farà più danni, e noi dovremo essere in grado di resistere a questa modalità iperaggressiva di quel mostro fino a quando non calmerà i bollenti spiriti, istanza nella quale probabilmente diventerà affaticato. Una condizione nella quale il mostro, stanco per aver combattuto con noi, sarà molto meno aggressivo del solito e quindi sarà più facile fargli danno. Durante tutto questo arco temporale, comunque, entrerà in scena la nostra abilità in quanto cacciatore, ovvero quanto conosciamo l'arma che stiamo usando, in modo tale da sfruttarla appieno contro il mostro che ci sta di fronte, e quanto siamo bravi ad utilizzare gli oggetti a nostra disposizione a nostro favore, come per esempio le trappole a scossa o le trappole coperte, in grado di immobilizzare la creatura di turno per pochi secondi, a meno che questa non sia un drago anziano, oppure le bombe lampo, in grado invece di accecarli e quindi di rendere i loro colpi meno precisi per un certo lasso di tempo. Inoltre, oltre al pattern di attacchi specifico del mostro che stiamo affrontando, è necessario conoscere bene anche i suoi punti deboli, concetto che può spaziare da quale elemento è forte contro quel mostro fino a quali sue parti è meglio attaccare con una determinata arma. Un martello, per esempio, che fa danni contundenti, molto probabilmente sarà più efficace se attacca la testa del mostro. Una spada lunga, invece, che fa danni da taglio, può essere utilizzata con estrema efficacia sulle code dei mostri, dato che è in grado di tagliarle, riducendo eventualmente il potenziale offensivo di quella creatura, come per esempio nel caso della Ratian, a cui una volta tagliata la coda si riduce notevolmente la portata della sua frustata con questa parte del corpo. Rompere le parti, tra l'altro, è una componente fondamentale del combat system di Monster Hunter, perché ci sono alcuni materiali necessari per la creazione di armi e armature che si possono ottenere solo rompendo quella specifica parte di quello specifico mostro, cosa che enfatizza ancora di più l'importanza di imparare il parco mosse della creatura che stiamo combattendo, per capire quando è più facile attaccare la parte del suo corpo che ci serve rompere per ottenere il premio. Quindi un primo tassello di quello che rende Monster Hunter così speciale è il modo in cui sono costruiti i mostri, che sono realizzati molto bene sia dal punto di vista delle meccaniche di gioco, sia sotto un'ottica meramente tecnica, al punto che Capcom sembra quasi aver preso il motion capture da delle creature davvero esistenti, il che è qualcosa di sensazionale, soprattutto pensando a World. Ed è per questo motivo che vi dicevo che considerarle come soltanto delle boss fight sarebbe un po' riduttivo, perché gli elementi strategici che entrano in gioco quando si combatte un mostro in Monster Hunter sono statisticamente di più rispetto a quelli di una normale boss fight in qualsiasi altro gioco. La seconda componente che rende totalmente unica l'esperienza ludica di Monster Hunter, invece, sono le armi. Nei giochi della serie principale di Monster Hunter sono presenti 14 tipi di armi, e ognuna di questi strumenti di morte è profondamente diversa dall'altra. Questo vuol dire, nel pratico, che a seconda dell'arma che sceglierete per giocare, il contenuto che Monster Hunter ha da offrire, vi troverete di fronte a un'esperienza ludica molto diversa, e soprattutto caratterizzata da ritmi di gameplay estremamente variegati. Proprio per questo motivo il gioco incoraggia il suo giocatore fin da subito a trovare l'arma che più si adatta al proprio playstyle, proprio perché usarne una piuttosto che un'altra risulta in esperienze di gioco molto molto diverse. Usare una spada lunga è molto diverso rispetto all'usare uno spadone, una spada e scudo è molto diversa rispetto alle doppie lame, e potete persino scegliere di giocare come se foste in un third person shooter usando balestre leggere, pesanti oppure gli archi. Ciò che rende questo sistema sorprendente è il fatto che, esattamente come i mostri, anche il parco mosse delle armi in Monster Hunter è incredibilmente stratificato, visto che ogni categoria ha i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza e soprattutto le sue gimmick specifiche, in grado di rendere il feeling delle cacce del gioco unico a seconda dello strumento d'offesa che si sceglie. Giusto per farvi qualche esempio, prendiamo la spada lunga. La spada lunga ha
tre barre spirito poste in alto a sinistra nello schermo. Queste barre spirito si riempiono completando del tutto una combo spirito oppure intercettando e contrattaccando i colpi in arrivo dei mostri. Una volta che si riempiono tutte e tre queste barre spirito sarà possibile esibirci in un attacco finale devastante, la cui natura varia in realtà a seconda del gioco, perché in Iceborne è lo spaccaelmi spirituale, mentre in Sunbreak è un'altra cosa ancora, ma su questo tema torneremo dopo. Ma il motivo per cui vi ho parlato della spada lunga è perché è un'arma generalmente considerata come estremamente aggressiva, visto che porta il giocatore ad essere al sicuro quando è molto vicino al nemico, visto che fa del gioco di contrattacchi il suo punto di forza. Ironicamente potremmo dire che quando usiamo una spada lunga vogliamo essere attaccati dai mostri, perché è in questo modo che ci è più comodo creare il potere d'attacco che ci serve per le nostre mosse più potenti. Ora prendiamo un'arma agli antipodi della spada lunga, ovvero diciamo lo spadone. Lo spadone in Monster Hunter punta tutto il suo potere d'attacco sui colpi caricati, motivo per il quale i giocatori che lo usano adottano un playstyle volto a sfruttare le finestre dei mostri in modo da infilare quanti più possibili colpi caricati all'interno del loro gameplay. Questo vuol dire che è necessario uno studio anche abbastanza passivo del mostro di turno per riuscire ad eccellere in questa tattica, in modo tale da sapere quando iniziare a caricare il colpo o quando magari usare la mossa che viene chiamata spallata, in grado di mitigare il danno di un colpo in arrivo senza accusarlo e passare quindi subito ad un colpo caricato. Infine diamo un'occhiata a una delle armi a distanza di Monster Hunter, la balestra pesante. Quando si usa una balestra pesante, il feeling dell'arma viene dettato dai proiettili che spareremo. Volete una balestra che assomiglia a un fucile a pompa? Usate i proiettili a ventaglio. Ne volete un'altra che spari esplosivi? Usate i proiettili sticky. Oltre a trasformare il gioco in effettivamente uno shooter, le balestre hanno un sacco di profondità dietro la scelta del tipo di munizione che andremo ad usare, dato che ognuna di queste ha delle statistiche che rendono lo sparo di alcuni tipi di proiettile più vantaggioso rispetto ad altri. Infatti ogni singola balestra del gioco è in grado di sparare con una maggiore o una minore efficacia determinati tipi di proiettili, con alcuni che non vengono proprio supportati in certi casi. Tipicamente in Monster Hunter le balestre si rivelano essere le armi con cui è più facile affrontare l'endgame, proprio per via dell'enorme grado di personalizzazione che offrono quando ci si approccia al building del personaggio, unito al damage output che riescono a creare con lo sparo dei proiettili, o quantomeno di certi tipi di proiettili. La descrizione che vi ho appena dato di queste tre armi è estremamente semplicistica e non tiene di conto di un sacco di sottigliezze di gameplay e di elementi che si interfacciano quando utilizziamo queste armi durante una caccia qualsiasi. Mi sento di rinforzare il punto che le armi sono estremamente diverse tra di loro, e quello che per un'arma può essere considerato un'opportunità di attacco o un'apertura, non può essere considerata la stessa cosa per un'altra arma, giusto per fare un esempio. Senza contare che il modo in cui useremo questi specifici strumenti varia tantissimo a seconda della categoria che stiamo usando. Banalmente, sempre mantenendo il parallelismo con i Souls, non possiamo limitarci ad usare R1 o R2 quando il mostro presenta una finestra, ma dovremo sapere esattamente quale combo utilizzare in quello specifico contesto, in modo tale da capitalizzare davvero su quell'apertura. Potremmo quasi definire questo tipo di combat system simile a quello dei picchiaduro, per come è strutturato proprio il sistema di combo. E se considerate che ogni arma ha una sequenza di comandi diversa con la quale andiamo effettivamente ad usare il suo moveset in modo efficace, beh, starete effettivamente iniziando a capire quanto è complicato il sistema di combattimento di Monster Hunter, perché lo è parecchio. E questa è anche la croce e la delizia dei giocatori che si approcciano per la prima volta a questo titolo, a questa serie, in verità. Perché il combat system delle varie armi può regalare tante soddisfazioni, quanto può risultare una barriera all'ingresso particolarmente alta quando si inizia a giocare per la prima volta. Il livello di complessità che viene messo in gioco da tutte le armi del gioco è davvero qualcosa che può sovrastare il giocatore all'inizio. Ed è anche per questo motivo che molti dei giocatori che si vedono in giro dicono che
che ad un primo giro Monster Hunter non era riuscito a coinvolgerli come avrebbe dovuto, perché riuscire a capire davvero come il gioco vuole che tu usi una determinata arma è qualcosa di estremamente complesso e anche piuttosto controintuitivo, visto che i tutorial sono ridotti all'osso. Ad aggravare questo fatto c'è una dinamica di nuovo composta da luci ed ombre, ovvero il fatto che ogni Monster Hunter altera leggermente il modo in cui funzionano le singole armi. Per esempio, le armi di World of Iceborne funzionano in modo leggermente diverso rispetto alle armi di Sunbreak e Rise. Tornando all'esempio della spada lunga, il modo in cui la si usa in Iceborne e il modo in cui la si usa in Rise è profondamente diverso. In parte perché in Rise sono presenti delle mosse diverse rispetto a World, e in parte perché gli sviluppatori hanno optato per un diverso bilanciamento di gioco. Rise, infatti, riprende l'idea dell'abilità scambio, ovvero la possibilità di personalizzare parzialmente il moveset delle proprie armi, con mosse quindi diverse tra di loro. Il concept di Monster Hunter Generation che abbiamo visto prima, e che se da una parte aumenta di gran lunga la profondità del combat system del gioco, dall'altra è una cosa che può confondere veramente tanto all'inizio, specie se si parte da zero con lo studio di un'arma. Il rovescio di questa medaglia è che quando effettivamente si impara a comprendere l'arma che si è scelto di imparare, beh, il feeling di competenza e di potere che ne deriva è qualcosa di veramente incredibile, perché comincerete a vedere quell'arma come un'estensione del vostro personaggio, diventando in grado di calibrarne le mosse in base al mostro che vi sta di fronte. Personalmente ritengo questo feeling di autoefficacia addirittura superiore di quello che riescono a darci i Souls, proprio perché il sistema di combattimento di Monster Hunter è estremamente più complesso e stratificato. Se volete avere un'idea di quanto effettivamente sia complesso questo sistema di combattimento, vi consiglio, giusto per curiosità, di dare un'occhiata ai miei tutorial sulle armi di Monster Hunter Rise, perché restituiscono uno spaccato abbastanza chiaro di ciò che intendo. La complessità delle armi e quella dei mostri comunque sono perfettamente complementari e vanno ad aggiungere valore alla longevità del gioco, o comunque ad aggiungere quella voglia di sperimentare da parte del giocatore, perché affrontare un determinato mostro con un'arma piuttosto che un'altra risulta in una caccia profondamente diversa. Andare a cacciare un ner gigante con una spada lunga o con una balestra pesante sono due esperienze praticamente agli antipodi, giusto per farvi capire. E alcuni mostri risultano naturalmente più semplici quando si adottano degli approcci con determinate armi piuttosto che con altre, il che apre una profondissima parentesi di bilanciamento del gioco applicata alle singole armi, che però non vedremo in questo video perché altrimenti durerebbe 4 ore. Questo tuttavia non vuol dire che per godervi il gioco dovrete prima imparare a menadito come funziona la vostra arma, attenzione. Tutti i Monster Hunter e soprattutto World Iceborne e Rise Sunbreak presentano una curva della difficoltà comunque piuttosto bilanciata, con i vari mostri che si presenteranno ai vari livelli di difficoltà progressiva che aumenteranno via via di complessità, cosa che vi richiederà da una parte di imparare il parco mosse di queste creature e imparare a sfruttare i loro punti deboli tanto nella caccia quanto nei preparativi della caccia, quindi equipaggiandovi con armi che sapete essere efficaci contro di loro, fino a quando non arriverete alle effettive sfide finali che questi giochi hanno da offrire e che spesso risultano in alcune delle boss fight più difficili che mi sia mai capitato di affrontare come giocatore in generale. Penso per esempio alla caccia alla Latrion di Monster Hunter World Iceborne, uno degli ultimi mostri aggiunti con il supporto post lancio, e che risulta essere una delle boss fight più difficili, più divertenti e più stimolanti che io abbia mai affrontato nella mia carriera di giocatore. Lì sì che vi verrà richiesto di conoscere bene la vostra arma, ma questo non vuol dire che il gioco non sia godibile anche con un approccio più casual. Quindi abbiamo visto la complessità dei mostri, abbiamo visto la complessità delle armi, manca l'ultimo tassello che rende Monster Hunter speciale, ovvero il suo loop di gioco. Il loop di gioco di Monster Hunter sulla carta è molto semplice, perché consiste nel uccidere un mostro, recuperare i materiali derivanti dall'uccisione o dalla cattura di quel mostro e poi fabbricarsi delle armi e delle armature con i suddetti materiali. Questo ci consentirà di avere a disposizione una vasta gamma di equipaggiamenti, una volta sconfitto un numero congruente di mostri, e andare a personalizzare quindi il nostro setup, tanto con delle armi con degli attributi specifici, quanto
con dei set di armatura forti di abilità in grado di alterare il modo in cui giochiamo questi giochi. Sebbene questo inizialmente possa sembrare un processo abbastanza pesante, perché di fatto vi costringerà, tra virgolette, ad affrontare un dato mostro più volte per farvi tutti i pezzi di equipaggiamento che vi interessano di quella creatura, in realtà è anche qualcosa in grado di dare enormi soddisfazioni durante il gameplay. Sebbene Monster Hunter infatti possa essere considerato come una sorta di action RPG, in termini generici, non è per niente governato dalle logiche tipiche di questi prodotti. Giusto per farvi capire, qui il concetto di esperienza o di salire di livello non esiste. Esiste al contrario l'idea di ottenere del nuovo equipaggiamento in grado di fornirci le abilità che ci servono o che sinergizzano in modo particolarmente adeguato con la nostra arma. E la cosa divertente è che quasi ogni arma del gioco ha bisogno di abilità specifiche. Per esempio, se usate una spada lunga, molto probabilmente quello che vorrete ottenere dalla vostra armatura sono abilità che ne aumentino il danno dei colpi critici, la frequenza critica e il danno in generale dell'arma. Se al contrario state usando delle doppie lame, è molto probabile che quello che volete invece è un aumento dei danni elementali, perché il modo in cui Monster Hunter calcola i danni elementali delle armi si basa sulla frequenza di colpi che queste ultime sono in grado di effettuare in successione, e le doppie lame ne fanno un sacco, motivo per il quale questo tipo di arma viene usata quasi solo e soltanto per gli attributi elementali. Di nuovo, questo è un esempio molto basic, ma avete capito il concetto. Il gameplay loop di Monster Hunter quindi diventa estremamente soddisfacente e divertente per due ragioni. Prima di tutto c'è il piacere della scoperta, ovvero andare effettivamente a scoprire cosa quel nuovo mostro appena sbloccato porterà sul tavolo per quanto riguarda armi, armature e abilità, che è sempre qualcosa in grado di stimolare un sacco la curiosità di giocatori come me, per i quali la componente di building di un videogioco è un fattore fondamentale per godersi l'esperienza ludica di quel prodotto. Dall'altra parte, se effettivamente quel mostro ha delle armi o delle armature che ci servono per la nostra build, allora lì si innesca il processo di farming, che ci porterà a imparare quel mostro, a conoscerlo davvero nel tempo e a capire e comprendere tutti i trucchetti che porta sul campo di battaglia. Da questo punto di vista, i mostri di Monster Hunter assumono una valenza centrale, sono quasi personaggi principali, se vogliamo, e si innesca con loro una sorta di rapporto molto personale. Non è un caso che molti giocatori abbiano i loro preferiti e che proprio queste creature se le portano nel cuore. In un certo senso, il segreto del loop di gioco di Monster Hunter e il motivo per cui diventa così addictive dopo un po' di tempo è che si basa in gran parte sul senso della scoperta e sul piacere della scoperta del giocatore quando comincia a imparare un mostro, quando crafta del nuovo equipaggiamento utile a diventare più potente e quando sblocca nuovi mostri che potrebbero aprire nuove frontiere di building per il proprio personaggio. E vi assicuro che la profondità con cui è gestito il metodo di building del vostro personaggio, con i vari set che può indossare e le abilità che questi conferiscono quando equipaggiati insieme, è qualcosa che mette un'enorme voglia di sperimentare. E quando effettivamente ci troveremo con il set finito e tutte le nostre abilità bene allineate per il tipo di playstyle che vogliamo adottare con la nostra arma, beh, il senso di soddisfazione è semplicemente enorme. E anche quando i mostri finiscono, in realtà rimane quel senso di scoperta, perché a quel punto si può iniziare ad approfondire l'utilizzo di una nuova categoria di armi, per esempio, cosa che succede molto spesso durante l'endgame di Monster Hunter, in modo da essere del tutto preparati e con tutte le risorse a propria disposizione per affrontare le sfide finali che questi giochi offrono ai cacciatori, che sono notoriamente delle cacce contro delle creature veramente difficili da abbattere. Penso per esempio alla Latre in Monster Hunter World Iceborne o al Fatalis, che ho già menzionato prima in questo video. Tutti elementi che vanno a gratificare il giocatore con un senso di progressione costante. Questo senza contare il fatto che Monster Hunter è fondamentalmente un gioco cooperativo multiplayer e che dà il meglio di sé quando viene giocato con altri giocatori, soprattutto se questi altri giocatori sono vostri amici. I miei ricordi migliori di questa saga, sin da Monster Hunter Freedom, che è il primo che ho giocato, derivano dalle cacce che ho effettuato con uno dei miei migliori amici. E questa cosa è
rimasta vera fino a Monster Hunter World Iceborne e Monster Hunter Rise. Quindi, se state cercando qualcosa da giocare con la vostra squadra di amici, beh, Monster Hunter è veramente il titolo per voi. E questo era quanto, ragazzi. Questi sono i tre motivi per cui reputo Monster Hunter speciale in quanto saga videoludica, ovvero il modo in cui sono costruiti i mostri, il modo in cui sono costruite le armi e il gameplay del gioco, e il modo in cui Capcom ha creato il gameplay loop della saga. Per questo motivo, ora che è stato annunciato Monster Hunter 6 in arrivo entro il 2025, il mio consiglio è quello di recuperarvi, se non l'avete già fatto, o Monster Hunter World Iceborne oppure Monster Hunter Rise Sunbreak, perché se fate parte della mia community, molto probabilmente sono giochi che vi soddisferanno. Tra i due, la scelta è abbastanza ardua. World e Iceborne offrono un'esperienza più immersiva, e i mostri che hanno aggiunto con il supporto post-lancio del gioco sono tra le sfide più impegnative e divertenti che mi sia mai capitato di affrontare in un videogioco in generale. Personalmente ritengo World e Iceborne un buon punto di inizio per i nuovi utenti, perché le gimmick specifiche di questo gioco sono abbastanza semplici da comprendere e costituiscono essenzialmente un'aggiunta strategica e semplice da utilizzare per tutti i cacciatori del nuovo mondo. Ovviamente mi sto riferendo a mantelli e bengala, gli strumenti dedicati, che sono semplicemente una cosa extra che può aiutare durante le cacce. In Iceborne è stato aggiunto anche il rampino artiglio, ma quella meccanica è composta da luci ed ombre, diciamo. Monster Hunter Rise Sunbreak, al contrario, offre un'esperienza Monster Hunter un pochino più arcade, più assimilabile ai ritmi dei classici Monster Hunter, e personalmente trovo la sua curva di difficoltà tarata un pochino più verso il basso. Nell'endgame, comunque, anche Rise diventa piuttosto complicato nelle sue cacce più avanzate, e ha il grande vantaggio di avere un enorme livello di personalizzazione per quanto riguarda le mosse della vostra arma, visto che è possibile per l'appunto personalizzarle tramite una meccanica specifica. Per Rise base, peraltro, ho fatto anche una marea di tutorial, quindi in quel caso sarete inizialmente avvantaggiati. Purtroppo Sunbreak invece non l'ho coperto quasi per niente, per motivi personali. Questa complessità che Rise mette in gioco ha anche l'altro lato della medaglia, ovvero che può essere estremamente confusionaria all'inizio, soprattutto se si è nuovi alla saga di Monster Hunter. Quindi sinceramente non so se considerarlo un buon punto di inizio per un cacciatore alle prime armi. Detto questo, se siete abituati alle dinamiche dei Souls, non credo che avrete problemi in Monster Hunter Rise, devo essere totalmente onesto. Quindi a questo punto vi invito a dirmi la vostra, se la saga la conoscete o se invece avete qualche dubbio a riguardo. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per il resto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!